tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Allora, noi abbiamo messo in discussione, abbiamo iniziato un percorso circa 6 mesi fa, di una discussione al nostro interno sulla valutazione del mandato amministrativo e dell'operato del sindaco. Questo percorso l'abbiamo condiviso con il sindaco, abbiamo fatto un percorso interno all'organismo dirigente di discussione all'interno dell'assemblea comunale. Il sindaco ha avuto un giudizio nettamente negativo del suo operato, direi a livello dell'80% dell'assemblea comunale, e questo giudizio è stato supportato da un percorso che poi, sempre condiviso con lui, abbiamo fatto di intervista, di valutazione, di consultazione all'interno del nostro gruppo dirigente e delle associazioni più rappresentative del territorio. Abbiamo consultato tra gruppo dirigente e associazionismo del territorio circa 80 persone, cioè tutto il corpo più rappresentativo del territorio. Da questa consultazione è venuto fuori un giudizio finale, che è quello che il sindaco ha il 24% di consenso, e per noi con il 24% di consenso non può essere candidato. Questo è il giudizio che è venuto fuori, giudizio che non è stato accettato dal sindaco, proprio perché non si è rimesso al partito dicendo non sono più presentabile per il prossimo mandato. È rimasto sempre in una situazione in mezzo al guado, mantenendosi aperto tutte le possibilità e non escludendo di fare la lista civica. Noi su questo diamo un giudizio politico molto, molto grave nei suoi confronti, proprio perché non si è tenuto agli impegni presi che si è assunto all'interno del partito a livello politico. Pertanto noi abbiamo avviato un percorso, giovedì andremo ad un'assemblea comunale proprio per assumere una decisione finale del nostro percorso, che non esclude le elezioni primarie. Questo però credo che sia un percorso che noi l'abbiamo fatto da diversi mesi, è stato un discorso anche molto difficile da portare avanti al nostro interno, però crediamo che gli elementi che sono usciti, Giancarlo Borsari non può essere il candidato del PD di Zola Pellegrino. Qui la situazione è tale che si è venuto a creare uno scontro sindaco-PD, il PD è il partito del sindaco, tale da creare seri problemi, come ho detto ieri sera nella conferenza, da creare uno immobilismo nel governo e quindi di conseguenza dei gravissimi danni a tutto il mondo imprenditoriale di Zola, che poi si ripercuoteranno sulle famiglie con una crisi del genere. Quindi bisognerà che questi signori si decidano ad andare a casa. Cioè, noi siamo usciti con dei documenti per spiegare quali erano le nostre valutazioni. Abbiamo fatto l'assemblea degli iscritti in tutti i 3 circoli di Zola Predosa per spiegare non solo gli iscritti, ma ed erano circoli aperti, assemblea di circolo aperti a tutti quelli che volevano partecipare. Sostanzialmente noi non è che diamo un giudizio negativo del mandato amministrativo perché a Zola si vive male. È un giudizio negativo rispetto a come è stato gestito questo mandato, perché non si sono realizzati parti del programma, non si sono coinvolti in questo mandato in un discorso positivo tutta la macchina comunale, a partire dalla giunta consigliare, dal gruppo consigliare nostro, dove il sindaco non ha mai fatto un lavoro di squadra. Ha creato un clima invivibile all'interno di tutto il nostro gruppo dirigente, che crediamo che sarebbe estremamente deleterio andare a investire con una persona così per il prossimo mandato amministrativo, perché i problemi che sono usciti in questo mandato si accentuerebbero nel prossimo mandato amministrativo. Sì, lei ha detto che avete raccolto anche praticamente tutte le associazioni di volontariato. Sì. Adesso le faccio una provocazione: sono il presidente di un'associazione di volontariato che si occupa di informazione residente a Zola Predosa. Io non ho ricevuto nessuna comunicazione. Certo, noi sappiamo che a Zola Predosa sono presenti
una miride di associazioni. Le associazioni che noi abbiamo convocato abbiamo ritenuto che fossero le più rappresentative, probabilmente la sua associazione non è molto visibile nel territorio, perché altrimenti noi l'avremmo convocata, non abbiamo nessun problema di questo. È chiaro che quando si fanno questi tipi di valutazione non è che si può andare a raccogliere una miriade di, perché sappiamo che ci sono anche dei gruppi a Zola sotto forma di associazione che sono due persone, magari non è il caso suo. Noi quando ci confrontiamo abbiamo dei rapporti con l'associazionismo, naturalmente abbiamo rapporti con abbiamo i rapporti e quelle più rappresentative nel territorio. Era una consultazione all'interno del PD, non era una consultazione dei cittadini. Le valutazioni e le consultazioni con i cittadini le devono fare l'amministrazione comunale all'interno dei percorsi della democrazia partecipata, sono due cose diverse, anche questa confusione che si cerca di fare. Un conto è il percorso democratico che fanno i singoli partiti più o meno al loro interno, altro discorso è quello che compete all'istituzione nell'andare a coinvolgere in questo caso sì tutte le istanze del territorio, ma questo compete all'amministrazione comunale, compresa appunto una verifica di fine mandato che gli compete, che nessuno gliela vuole sottrarre. Noi stiamo facendo un lavoro anche di prospettiva, perché al di là del giudizio credo che quando un partito deve scegliere i candidati per il futuro li deve fare guardando al passato, ma guardando anche alla prospettiva. E dal momento che il tempo passa, vola, cambiano le esigenze, cambiano anche le opzioni politiche da mettere in campo, e se cambiano le opzioni politiche cambiano i progetti, si evolvono, questo vuol dire anche che bisogna intervenire con delle evoluzioni anche in termini di uomini e di donne che possono essere messe in campo, quindi non sono delle bocciature tout court, sono delle valutazioni che nel complessivo che a un cittadino magari sono delle valutazioni che hanno portato a una bocciatura, comunque questo non lo può negare. Quando si parla appunto di prospettiva si tiene conto di tutto, e quindi però è una bocciatura che mette in conto tutto quanto, è diverso. A noi è stato detto che la diatriba è nata fondamentalmente dallo stop che è stato dato su un piano edificabile che arriva già dalla giunta precedente, che c'è stato uno stop del sindaco e questo ha fatto scatenare un po', le cito anche la fonte, sempre il capogruppo di Forza Italia. Forse lei non è ancora completamente a conoscenza del fatto che il sindaco non ha ridotto l'edificabilità ma l'ha sospesa completamente. Sì, allora è quella la problematica. No, la ragione non è quella. Di sicuro non è quella, perché il sindaco ha annunciato nel Consiglio Comunale del 12 novembre questo, la sospensione. Quindi la crisi è venuta in luglio. Vuole che le faccia un esempio? Sì, volentieri. Allora, ci sono 20.000 metri di capannoni da costruire in un'area già urbanizzata, in un momento in cui nessuno costruisce neanche una virgola di questi capannoni. C'è un imprenditore d'assalto pieno di soldi che vuole costruire. Allora, il comune prende su 20.000 metri 100 euro al metro di opere di urbanizzazione, tutta l'ICI finché i capannoni rimangano in piedi, gli operai che lavorano, eccetera eccetera eccetera, non mi faccia dire cose in più. Per quale motivo non lo devono fare? Sa perché non lo fanno? Perché non hanno il tempo di impegnarsi in queste cose, hanno paura a spostare un impiegato da un ufficio all'altro, non gli interessano cose del genere, capisce? E qui non costruisci su un terreno verde, ma costruisci su un terreno già urbanizzato dalla precedente amministrazione. No, l'hanno urbanizzato loro, già urbanizzato, e siccome c'è bisogno di qualche piccolo aggiustamento, di qualche piccola variantina per costruirlo, niente, non ce la fanno. Perché? Perché sono immobili, un immobilismo dovuto al contrasto che hanno. Una tragedia, gli ho detto, devono andare tutti a casa. Basta, non parlo più. No, non è così. Intanto appunto, come diceva Oriano, è da alcuni mesi che noi stiamo discutendo della prospettiva per Zola Predosa. La sospensione che il sindaco ha comunicato della variante di via Belvedere è stata nel penultimo consiglio, quindi cose di 15 giorni fa.
Per cui è chiaro che ogni forza politica fa il suo gioco e Forza Italia ovviamente non fa il gioco del PD, questo è chiaro. Pertanto il ragionamento sulla variante Belvedere è un ragionamento delicato perché interviene sicuramente su una realtà collinare. Queste sono delle iniziative che noi facciamo perché ci occupiamo anche di tematiche dei servizi e dell'economia, non soltanto di cementificazione. Io respingo questo termine che sta venendo fuori, che Zola si sta cementificando. Ovviamente un piano regolatore che esiste dal 97, quindi siamo 10 anni, se si voleva si poteva cominciare a costruire e a sviluppare quel piano regolatore già da 10 anni fa, non era necessario aspettare il 2008 per vedere delle case sorgere, ma noi abbiamo sempre detto che prima di fare le case devono essere fatti tutti i servizi e questo è un altro aspetto di criticità che noi vediamo, nel senso che mentre i servizi, le infrastrutture non sono ancora pienamente completate, le case invece sono già lì pronte per accogliere i cittadini e questo ci preoccupa in quanto corriamo il rischio di non avere servizi e strutture adeguate e sufficienti per fare fronte a questa nostra nuova popolazione. Allora, riassumendo, l'amministrazione va bene, il sindaco no? No, questo adesso si sta parlando della candidatura del sindaco, poi l'amministrazione lei sa che è composta da assessori che se li sceglie il sindaco, quindi chi è sindaco si sceglierà i propri assessori. I consiglieri sono consiglieri che anche questi passano attraverso il voto dei cittadini e quindi saranno sottoposti a un giudizio appunto dell'elettorato, per cui non è vero, anche questa è un'altra strumentalizzazione che io respingo fortemente. Ecco, poi ripeto, ognuno fa il suo gioco, però mi sembra che siano in campo delle grosse strumentalizzazioni, a partire da questo discorso della variante Belvedere, che non è vero che sia state queste cose definite all'interno della passata legislatura e che comunque ci siano tutta una serie di aspetti e di criticità sono presenti, soprattutto quelle legate al tema della viabilità che noi dobbiamo tenerne conto e credo che dovremo fare un lavoro molto serio per la prospettiva, perché Zola purtroppo è strutturato lungo una Bazzanese e è bloccata da una parte da strade, dall'altra dalla collina e sicuramente i problemi della viabilità ce li ha insiti in sé. Noi dobbiamo lavorare per cercare di migliorare possibilmente questo territorio. Lavoriamo su un territorio che è già che c'è e quindi tenendo conto di quelli che sono i vincoli o quant'altro. Io per quello che so, motivazione eccetera, non le so neanche io, perché alla fine è un po' il giallo di Zola Predoni, insomma. Posso dire un mio personale parere che un partito politico comunque non dovrebbe arrivare a questi livelli, ecco, dovrebbe prima di tutto, se non ha forti interessi da tutelare o da nascondere, dovrebbe aprirsi veramente e fare, insomma, dire le cose apertamente e alla luce del sole, se non ha niente da nascondere. Questo è il mio pensiero. È per questo che lei ha chiamato il giallo di Zola Predosa? Direi di sì, perché è assolutamente un po' Fletcher, no, la cosa. Cioè, anch'io come giovane, mi sono iscritta a un partito, sperando che questa mia iscrizione contasse, contribuisse insomma un po' a modificare la mentalità, apportando magari anche una mano da parte mia. Purtroppo però mi rendo conto che le cose che mi venivano raccontate della brutta politica continuano ad andare avanti, quindi io mi chiedo cosa si potrebbe fare, per questo che penso che una risposta da parte della cittadini, tra virgolette, normali possa aiutare questi termini a cambiare le cose. Basta.